Al centro di coordinamento soccorsi nel comune di Val Brenta, fianco a fianco personale militare e civile, sotto il coordinamento della prefettura di Vicenza, si garantisce l'incolumità della popolazione, mentre nella municipalità di Cismon del Grappa si disinnesca l'ordigno bellico trovato lo scorso febbraio durante lavori alla rete idrica. Una bomba della Grande Guerra con 35 kg di esplosivo. Procedure con la massima prudenza, perché un ordigno, anche con più di un secolo di vita, conserva il proprio potere distruttivo. Si tratta di una granata d'artiglieria della Prima Guerra Mondiale, italiana, di fabbricazione italiana a 305 mm. Si tratta di un'attività complessa, in quanto l'ordigno è provvisto di spoletta attiva, armata e non in sicurezza. Sospesa la circolazione di treni e aerei, modifiche alla viabilità sulla statale Valsugana. La complessità deriva innanzitutto dal luogo di ritrovamento dell'ordigno, ma in modo particolare anche perché il sito è un sito urbanizzato, quindi sono presenti diverse abitazioni civili, ciò ha comportato un'operazione abbastanza articolata che ha avuto inizio già da oltre un mese. 300 le persone evacuate, una trentina gli ospiti, per lo più anziani, in un centro di accoglienza temporanea. Come sta vivendo queste ore di attesa? Con tanta pazienza, bisogna aspettare che passi tutto e che andiamo a casa nostra. Ecco. Decano degli Alpini, quindi abituato anche a questi momenti in cui bisogna Ah beh, aspettare. certamente, bisogna abituarsi a tutto qua. Certo che è una giornata per noi un po' duretta, ma speriamo che tutto vada bene. Già la scorsa estate, sempre a Cismon, era stata disinnescata una bomba. Diciamo che noi abbiamo avuto modo di affinare le procedure, possiamo dire, ma questo è un territorio che per rischio idrogeologico, rischio idraulico, insomma, sa come si affrontano le emergenze, perché anche questa è un'emergenza. Esperienza e tempestività, e poi di nuovo ritorno alla normalità.